ieri dalle 23 ore hanno cominciato a massacrare sul nostro la città Kobani. Le hanno preso 900 persone, hanno preso il stato su, le hanno preso il posto su, stanno cominciando a tagliare la testa e stanno prendendo tutta la terra nostra, facendo i bambini piccolini morire, portano le ragazze curde, tutti le portano a vendere in piazza. Ieri sera quando abbiamo sentito questi, volevamo solo per sentire su tutto il Parlamento in Italia dire che noi siamo qua, non finito ancora, stiamo facendo manifestazioni tutti su Europa, tutti i paesi, stiamo continuando ancora. Nella città curda di Kobani il mondo adesso praticamente sta chiudendo un occhio sopra questo, rischiamo un genocidio, è una città abitata da più di 400.000 persone e la Turchia sta sostenendo con tutte le sue forze a questo gruppo armato ISIS, noi stiamo qua perché non vogliamo che la nostra città sia attaccata dall'ISIS.